Pubblicato il bando per il primo lotto della strada statale 275, una notizia attesa da tutto il territorio salentino. I lavori dovrebbero iniziare a fine anno. Il turismo nel Salento passa dallo sviluppo dell'aeroporto di Brindisi. Si prova a congelare l'aumento della tassa d'imbarco mentre sono in arrivo nuovi collegamenti. Il Consiglio regionale approva la deroga alle autorizzazioni paesaggistiche per i parcheggi dei lidi ed evita il caos. Via libera anche alla legge che abbatte le liste di attesa per le persone con sindrome di Down. Attentato incendiario a Gallipoli ai danni di una pizzeria. Prossima alla riapertura, danni ingenti, indagano i carabinieri del posto. Solo pochi giorni fa nella stessa zona un altro raid doloso. Il traliccio di via L'Equila a Lecce, su cui sono installati i ripetitori telefonici e radiotelevisivi, continua a preoccupare i residenti. In Commissione Ambiente a Palazzo Carafa, chiesto l'intervento di ARPA per controlli e verifica autorizzazioni. Il dolore che ci fa, inno contro la guerra della cantautrice salentina Esther Del Popolo, è stato presentato ieri in una saletta del Consiglio regionale che apre le porte all'impegno civile oltre che artistico. Tenuta all'Hotel Tiziano di Lecce la prima edizione del premio Donna a ricevere il riconoscimento, 10 personalità femminili che si sono distinte in ambito sociale e professionale. Presentato il calendario della terza edizione del Pala Summer, un evento che accende l'estate leccese e trasforma ogni anno Piazza Palio nel cuore nevralgico delle attività sportive, enogastronomiche e sociali. La musica anni 80, ma soprattutto l'amore, sono i protagonisti dei repertori della band salentina Lovers, nata nel 2021, anima le piazze salentine tra cover e brani inediti, tra cui Anime Gemelle e In un bel film. Roberto D'Aversa, il nuovo allenatore del Lecce, torna ad allenare in Serie A dopo l'esperienza con la Sampdoria, in precedenza col Parma, centrò 2 promozioni dalla C alla A e conquistò 2 salvezze proprio in A.